Si infittisce il caso che ha travolto l'ex ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. La procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio, presieduta da Paolo Rebecchi, ha aperto un'inchiesta per verificare eventuali profili di danno erariale legati all'uso di denaro pubblico da parte di San Giuliano. Il fascicolo riguarda presunti abusi come l'uso dell'autoblu e della scorta per attività private, come concerti e cene, secondo quanto dichiarato dalla Boccia. Il caso ha già portato alle dimissioni di San Giuliano. Giuliano e alla nomina di Alessandro Giuli come suo successore. La magistratura contabile dovrà ora fare luce sulla gestione delle risorse pubbliche da parte dell'ex ministro, dai viaggi sull'autoblù alle cene passando per la scorta al concerto dei Coldplay. Sono varie le occasioni raccontate dall'imprenditrice campana dal botte risposta a distanza con l'ex ministro che ormai tiene banco da giorni e che, secondo la versione della donna, potrebbero far emergere profili di illegittimità. Sulla vicenda, la procura mantiene la massima riservatezza. it's a